Ci colleghiamo con Carlo Giordano, che vedo già pronto. Carlo, bentrovato. Eccolo qua. Carlo, ci sei? Non sì, lo sì, 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 ah, ecco, perfetto, Perfetto, adesso sì. Allora, abbiamo voluto, naturalmente, in questa ultima giornata del fine settimana, ricordare un appuntamento importante, quello del 30 maggio, cioè di sabato che vedrà tutto il comparto dello spettacolo e della cultura in piazza. Vuoi darci questo appuntamento e come funzionerà in Sicilia? Sì, eh, in Sicilia eh, intanto in tutta Italia ci saranno domani eh, alle, alle ore 16 in 13 piazze italiane, ci sarà la stessa manifestazione. Eh, in Sicilia verranno coinvolte la piazza Bellini di Palermo e la piazza Bellini anche di Catania, più conosciuta come... Piazza Teatro Massimo e ci vedremo appunto come giustamente ha detto alle, alle 16 in piazza le maestranze del, del settore quindi tutti i colleghi tecnici che tra l'altro invito ehm, anche nel gruppo insomma di, dei tecnici dello spettacolo Sicilia no su Facebook e ovviamente tutti i colleghi dello spettacolo quindi maestranze varie eh, con la particolarità che ognuno di noi porti un mezzo, un, un arnese, qualcosa che. che, uno, che strumento, insomma, uno strumento. Uno strumento, un che attrezzo rappresenti... di lavoro. Insomma, che sia musicista, artista, attore, insomma, poca importanza tecnica? Starta, certo, ecco. certo. E... trucco ovviamente per esempio, insomma, di... chi vuole fare dei trucchi in piazza domani li può fare. Eh? Trucco distanze... e parrucco di sicurezza ricordiamo ovviamente sì. è possibile tutto sì. e, è chiaro che l'invito è aperto al pubblico perché il pubblico è, è, è necessario nell'idea nell di, di, di spettacolo insomma senza il quale non ci sarebbe nessun mestiere legato appunto allo spettacolo Quindi allora pubblico... eh, identifichiamo alcuni punti che sono quelli fondamentali di questa protesta no? che cosa chiedono uh, quelli del comparto spettacolo e cultura Chiediamo, chiediamo tante cose. I, i gruppi sono molti eh, che si sono diciamo, uniti e eh, si sono coordinati. Ma ci sono due punti che hanno trovato diciamo, in comune la, la volontà e la necessità di tutte queste, queste unità, di questi gruppi, appunto. Il primo è la richiesta che venga aperto un tavolo di confronto tecnico-istituzionale sulla ripartenza della cultura. Eh, a tal proposito è stata inviata una lettera al Ministero eh, del Lavoro, insomma al Ministero del Turismo e della Cultura e ad altri enti al quale non abbiamo avuto risposta e proprio per questo scendiamo in piazza domani. E, e l'altro punto è che venga appunto discussa una, la possibilità di attivare un reddito eh, che abbiamo detto che traghetti il comparto fino alla ripresa dei... Degli, delle attività lavorative che ovviamente chissà quando arriveranno, molti di noi lavorano ad intermittenza. La maggior parte di, 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 di chi lavora in questo settore lavora in maniera stagionale per piccoli spettacoli, a volte per una sera solamente, per dei concerti. Eh, ed è chiaro che, bloccando un'intera stagione come quella estiva, sicuramente chissà quando sarà la ripresa, non sappiamo, non sappiamo assolutamente. Come, come, come fare insomma come con, la paura, con la paura che possa anche non succedere, perché ancora c'è un punto interrogativo. Si aspetta naturalmente che questo 3 giugno intanto riaprano i confini de, delle regioni. No? Ancora c'è incertezza anche in quello e che possano ripartire con uh, i dovuti. Uh, le dovute di distanziamento con il, uh, i dispositivi, anche gli spettacoli. Questa è la paura che naturalmente ha tutto il comparto. Pertanto, invitiamo allora, alle ore 16 a Catania, Teatro Bellini. Uh, proprio davanti al Teatro Bellini in piazza e poi sì. a Palermo invece davanti al Teatro Massimo. Sono i due esatto. punti rappresentativi del, dell'arte, della cultura, dello spettacolo siciliani per eccellenza. Dunque tutti in piazza, possiamo dirlo Carlo? Possiamo dirlo, possiamo dirlo assolutamente. Aspettiamo anche gente, amanti del teatro, dello spettacolo, della musica, tutti quelli che possono. Ci vediamo lì domani a Palermo-Piazza Verdi. Scusami se, se mi correggo. Palermo-Piazza piazza Verdi, che è Teatro Massimo, vabbè, sì. la cosa. Lo, certo, sanno certo, no. lo sanno tutti, i palermitani lo sanno tutti. E io sono a Palermo, sì. ma ho deciso di venire a Catania. Pensa tu, capito? Abbraccio Ci vediamo lì in Piazza. A Assolutamente a sì. E, e, e i catanesi verranno a Palermo, così facciamo questo scambio. Certo. Grazie, grazie veramente grazie di cuore. Sì. Ci vediamo domani alle 16. Grazie. Grazie, mille, grazie, grazie mille. Mille. ciao Buon Carlo. Buono.